No, dietro le dermatiti c'è uno dei più grandi prodotti nazionali popolari, derivato dal latte. Pubblicità. Un formaggio. Esatto, uno dei più famosi nobili. Nazionali popolari. Non facciamo nomi. La pelle bisogna imparare a tenerla in grande considerazione, perché con ogni probabilità, poi bisognerebbe sempre vedere, verificare, comunque con ogni probabilità la pelle ci manda a dire con largo anticipo quelli che potrebbero e che potranno essere dei problemi che si manifestano nelle settimane, nei mesi seguenti. Quindi non tralasciare niente di ciò che compare improvvisamente sulla pelle e soprattutto di ciò che compare in modo continuo e costante. Più che soffocarli, i problemi della pelle vanno capiti, come tutti del resto, tutte le problematiche che riguardano la salute degli esseri umani. Quindi capire e sforzarsi di capire come mai a un certo punto la pelle comincia a segnalare qualcosa che non va. Che possono essere degli sfoghi, delle dermatiti, degli eczemi, degli arrossamenti, dei bubboni che si formano, delle lacerazioni della pelle, ma anche il discorso anche della formazione dei capillari che si possono rompere o dilatare e tutto quanto. Quindi tutto va preso in considerazione. Sono tutti segnali. E va messo, e tra le altre cose bisogna tener conto anche magari della stagione, bisogna tener conto anche dell'ambito di lavoro dove la persona passa gran parte della sua giornata magari, o delle sostanze con cui viene a contatto, però tra le altre cose da prendere in considerazione quello che uno mangia, quello che uno introduce all'interno del suo corpo con il cibo. Anche perché, guardate, si dà molta importanza, ad esempio, nelle dermatiti da contatto, no? Che vengono classificate così. E poi si va a guardare e si vede che le persone prendono magari tutte le precauzioni del mondo e poi la dermatite da contatto non passa. E magari se si andasse a cercare bene, con attenzione, quello che è il contatto vero con il proprio sistema immunitario, con l'introduzione del cibo, allora lì sì che si scoprirebbe che le dermatiti da contatto più che altro sono dermatiti da uso di alimenti che non vengono ben tollerati. Quindi è quello. L'invito che faccio alle persone: state sempre molto attenti a ciò che succede sulla vostra pelle. Ma ogni apparato bene o male viene colpito dai problemi dell'utilizzo, da patologie che possono essere ricondotte all'utilizzo del latte, a cominciare da bambini con la cosiddetta dermatite atopica, no? Dermatite atopica, nessuno sa bene il perché e il per come, ma già anche con la crosta lattea, e poi si scopre che eliminando i latte derivati del latte, vaccino, soprattutto certi formaggi che sono molto indicati, no, per i bambini, bisogna mettere quella. Quindi la prima cosa che tu consiglieresti a questi genitori che hanno i bambini c'è una dermatite atopica, cosiddetta atopica, che atopica non vuol dire niente, ecco, che non c'ha, che si sposta, è variabile, basta togliere il latte, derivati del latte, e praticamente si risolve. In un bambino di un anno o di un po' di mesi, insomma, da quando comincia ad avere un'alimentazione che non sia più il latte materno. Oppure come un bambino che viene, si inizia l'alimentazione dei bambini con il latte, i derivati del latte, poi come d'incanto spuntano le dermatite cosiddette atopiche. Mistero, da dove saltano fuori? E provate a cambiare l'alimentazione. Può essere che guariscano. Può essere. Io ho la certezza. Però lo mettiamo tra le cose possibili. Bisogna, insomma, capire che ci sono tutta una serie di patologie, di questioni che la pelle ce le manda a dire con largo e larghissimo anticipo, e noi dobbiamo essere in grado, essere pronti, come ad esempio le dermatiti che possono venire qui a livello del petto, e questo forse ne avevo già parlato in una trasmissione, ma possono essere il preludio per avere poi problemi
alla parte sottostante, ossia la parte polmonare o la parte cardiaca. Tutta una serie di sfoghi, tutta una serie di sfoghi che avvengono possono essere in relazione a tutto ciò che avviene nel mondo sottostante, come gli arrossamenti che ci sono al collo, perché prima abbiamo parlato degli arrossamenti al viso, degli arrossamenti alle mani, ma ci possono essere anche questi proprio arrossamenti, questo rosso fuoco che scatta qua a livello del collo, il che lascia pensare che sotto ci può essere una tiroide che è in grande sofferenza. E quindi è lì che bisogna andare anche a cercare di fare queste correlazioni. Il posto dove avviene lo sfogo e gli organi sottostanti, che possono poi essere il vero organo bersaglio. Fermo restando che non è mai, i problemi cutanei non sono mai un problema estetico, ricordatevi, i problemi cutanei sono sempre dei segnali, sono sempre dei campanelli d'allarme che ci mandano a dire che c'è un qualcosa che ci sta creando dei problemi. Certo. Anche perché per quanto riguarda le dermatiti, la cosiddetta scienza, praticamente ci sono talmente tante dermatiti atopiche, dermatiti di cui non si conosce la causa, ma la psoriasi stessa ufficialmente non c'ha nessuna causa. Quindi le cose che stiamo dicendo le stiamo dicendo proprio su un qualcosa che ha come base l'esperienza, la conoscenza pratica. Certo. E cerchiamo di aiutare il più possibile le persone, fermo restando che la verità assoluta, ecco, non ce l'ho, sì. No. Anche se ho visto dermatiti, tanto per dire, ho visto dermatiti causate anche dalle arance, che uno dice, mamma mia, è impossibile che le arance determinino delle dermatiti. Sì, eppure ho visto dermatiti che togliendo l'uso delle arance sono andate a posto. Allora, buonasera, mi scusi, io volevo chiedere, per la dermatite qual è l'alimento da evitare? Gruppo A positivo. Ah, beh, un gruppo A che appena sfiora il parmigiano o il padano, la dermatite ce l'ha subito. Si toglie, quindi è meglio togliere. Ma siccome le dermatite sono sempre accompagnate dal prurito, generalmente vanno abbinate. Dermatite, prurito, prurito, dermatite. Quando viene il prurito uno guarda che cosa ha mangiato. No, ma ci possono essere anche altre cose, ci possono essere anche i pomodori. I pomodori sulle persone di gruppo A, dei belli scherzetti, ve li tirano. Ma il grano è da evitare? Ah beh, dietro le famose dermatiti atopiche dei bambini, i due prodotti vanto dell'industria casearia nazionale sono... Va bene, grazie. Va bene. Buonasera. Buonasera. Allora, io ho un bambino di 7 anni, sì, e soffre di episodi di dermatite atopica. Sì. Ha iniziato nel primo anno di vita in forma molto leggera. Quando ha avuto 2 anni gli abbiamo fatto l'esame del RAST, è risultato intollerante al latte e al bianco d'uovo. Da lì ha smesso completamente di bere latte vaccino e siamo passati al latte di capra. Quindi lui si alimenta tutte le mattine del latte di capra, la sua tazza, e formaggio di capra in generale. E il gruppo del sangue qual è? A positivo. Sì. E va meglio la dermatite? Ieri sera, anzi forse stamattina era, ha avuto un leggero episodio. Sì. In questi ultimi mesi capita raramente, però nell'interno del braccio si manifesta. E ieri sera che cena ha fatto? Uova. Sì. Con fagiolini. Però non ha molto appetito e un po' di birra. E basta? Basta. Niente. Niente. Nessun formaggio? Nessun formaggio. Neanche un pezzettino di pomodoro? Neanche il pomodoro. Nessun dolce, nessun cioccolatino? Oggi ho mangiato il pomodoro, però è capitato stamattina che aveva l'episodio. Sì. E gli capita di avere il prurito o solo c'è uno sfogo? Si gonfia leggermente la parte interna della, sì, pelle, diventa rossa e prude. Comunque sempre la tecnica di osservare, guardare, vedere e scrivere quello che ha mangiato prima, almeno nell'ultimo pasto.
E i formaggi, che formaggi usa? Solo di capra o anche di mucca stagionati? No, solo di capra, e raramente assaggia un angolo di mozzarella. Sì, ma anche con quelli di capra ad andarci molto cauti. Decisamente meglio legumi, meglio... Ma con l'uovo, solo l'albume o anche il tuorlo? Non il problema. Tuo. Sì? No, no, scusi, di tolleranza? Sì. No, no, solo con il bianco e l'uovo. Perché? Quei test lì sull'intolleranza a volte viene preso in considerazione l'albume crudo e diversamente invece l'albume cotto può non dare assolutamente problemi. Ma altre volte ha provato a mangiare qualcosa con l'uovo? Sì. E gli è capitato qualcosa? Ma ecco, sinceramente non ho mai fatto caso cosa avesse mangiato. Però a 7 anni bisogna stare attenti, perché magari può essere un po' autonomo e mangiare lui qualcosa senza dirlo. A 3 anni è molto più difficile, ma a 7 anni anche scambiarsi qualche alimento con i compagni e le compagne a scuola o fuori. Quindi. Però non so se c'è un collegamento. Nessun cioccolato al latte Kinder o via dicendo, dico il nome di una marca, ma non possono andare bene anche tutte le altre marche di cioccolato al latte. No, recentemente no. Ma non so se c'è un collegamento sul fatto di quando è stato il periodo in cui si manifestava in modo piuttosto... Ah beh, lì facilmente i vanti, i formaggi che sono il vanto nazionale. Non facciamo nome, qua siamo in una zona di produzione e il dottor Rubino viene da un'altra zona di produzione notevole di quei... Sì. I formaggi, quelli belli, grossi, rotondi, stagionati, sono quelli i responsabili principali. Che adesso me li immagino, visto quello che è successo col terremoto, quanto ne è stato diffuso, venduto e mangiato in 448, ecco, quante dermatite atopiche in più. Comunque, da non dare assolutamente farmaci, crema, il cortisone, per l'amor del cielo. No. No, per l'amor, lasciate stare. Vedete, una dermatite è la salvezza degli organi interni. Uno sfogo che viene sulla pelle preserva tantissimo gli organi interni. Tutte, come se qua la sporcizia che creiamo qua dentro stasera, se tutti ci mettessimo qua a produrre sporcizie, chi butta dei mozziconi di sigarette, cicche, chewing gum, carta, mica carta, e noi l'accumulassimo sotto il tappeto, invece di prenderla e scoparla fuori. Se la scopiamo fuori, rimane pulita. Se la nascondiamo sotto i tappeti, prima o poi diventa un qualcosa di tremendo. Con la dermatite, intanto capendo che cos'è, può provare con un pacchi di acqua e sale, perché tutte le dermatite, quando si va al mare, il sole, l'acqua salata e il cibo giusto al mare guariscono anche le psoriasi più tremende. E poi invece si può ricorrere anche a dei rimedi semplici, naturali. Ad esempio ci sono, che noi non per fare pubblicità ai prodotti che facciamo noi, come io faccio parte della cooperativa Mogliazze, ma ci sono 2 prodotti su base oleosa, uno è su base fitoterapica, l'olio di camomilla romana e l'olio di ericriso, che sono veramente validi ed efficaci. Poche gocce, comunque osservare sempre, perché io le ho detto i nomi principali, di quali sono gli alimenti principali per arrivare ad avere la dermatite atopica. Però una persona di gruppo A, anche col pomodoro mangiato in modo costante, ci può essere, ecco, la dermatite atopica. E quando si presenta in modo frequente, vuol dire che sta mangiando quel bambino un qualcosa in modo frequente, pressoché quotidiano. Ha fatto bene a togliere il latte, le può provare a dare il latte di soia, lo yogurt di soia. Ecco. Di capra e di soia? Stare attenti anche, guardi, anche a quello di capra, sa. Qualche formaggio di capra, qualcosa. Ma se gli dà del pesce, la zecca molto meglio, sa. Lo abitua a mangiare il pesce. Gli piace? Non mica tanto. Neanche il tonno allo sgombro? Sì, quello sì. E allora l'abitua.
a 7 anni, lenticchie, cannellini, piselli, fagioli dell'occhio, legumi e pesce. Una persona di gruppo A, legumi e pesce, e se la cava benissimo. E l'abito a mangiare la cicoria, il radicchio, la scarola, le erbette. Siate severi, vi ringrazieranno da grande. Diceva, sì, mia mamma mi ha insegnato a mangiare la cicoria, il radicchio, la scarola, le zucchine, le carote, il crudo, il cotto, grattugiato, il finocchio, il carciofo, la verza, altro che, se no gli dite, bene, la mamma ha preparato questo, prima mangi le verdure e poi mangi il resto. C'è bisogno che stiano bene, se non... e tra la verdura e la frutta, prima, poi ho sorvolato un po', tra la verdura e la frutta è decisamente più importante la verdura, soprattutto poi per i bambini di gruppo zero, insistete, non insistete sulla frutta se si sentono che la mangino, ma che mangino sicuramente la verdura. Volevo porre una domanda, la mia bambina soffre di dermatite atopica e il problema sta che diversi medici, chi mi dice che deve evitare il pomodoro, chi mi dice che deve evitare lo zucchero, lei effettivamente ha qualche chiletto in più, perché onestamente è una buona forchetta. Allora, quanti anni ha la bambina? Ha 8 anni. Quanto è alta e quanto pesa? Allora, pesa sui 40 kg ed è alta 1,32 m. Signora, stiamo freschi, Stiamo freschi. Perché è molto fuori peso? 8 anni, un po' più di 1,30 e pesa già 40 kg, sì signora. Ah, perché vi ho detto E che gruppo ha del sangue sua figlia? Come? Che gruppo ha del sangue sua figlia? Guardi, adesso non mi viene in mente che gruppo ha, onestamente. Voi genitori che gruppo del sangue avete? Non mi ricordo, né io di me né anche di mio marito. Allora, domani provvedete, ecco, velocemente. Forse, perché abbiamo seguito la trasmissione, quindi... E che colazione fa vostra figlia? Allora, generalmente... E lei beve mezza tazza di latte e poi lei a volte gli do dei cereali, quelli lì che sono senza zuccheri o che cosa, lei predilige quelli, però io insisto sul dargli magari una fetta biscottata, una fetta di pane con la marmellata, qualcosa di più semplice. Allora, fate il gruppo del sangue di questa bambina. Ecco. E poi... Intanto potete prendere questo libro qua che ormai va bene, quello della dieta. Ecco, sì. E lì già in base al proprio gruppo del sangue si capisce. Però in genere dietro la dermatite atopica ci stanno i formaggi tutti, ma soprattutto quelli che sono il vanto nazionale, ossia quelli grassi e stagionati. Facilmente dietro la dermatite atopica c'è quello. Comunque se c'è una dermatite che è presente praticamente sempre, vuol dire che è un alimento che vostra figlia mangia praticamente sempre. Tutti i giorni. Solo il formaggio o anche il latte vaccino, ad esempio? Può essere... Anche il latte, ma anche soprattutto latte. I formaggi, quei stagionati? Sì. Perché oggi la dermatite atopica non è presente nomi, molto anche nei neonati. Sì, infatti quando è nata, dopo un mesetto, gli è venuta sempre una macchiolina piccolissima in viso. Poi ma lei l'ha lattata lei al seno o con latte artificiale? Entrambi, sia con il mio latte e sia con l'allattamento artificiale, perché non avevo abbastanza latte, ne avevo poco. E lei abita a Varese? Io abito in provincia di Varese, sì. E dove, se non sono... in che paese? Bisuschio. Dove? Bisuschio. Comunque, sì. Chi è nella zona di Varese, io vado sempre, oramai mi potrebbero dare la cittadinanza onoraria, sono 23 anni che ci vado, tutte le seconde domeniche di ogni mese, da Piano Gentile, dove c'è il mercatino di prodotti naturali e biologici. Sì. Ecco. E quindi ci si può magari vedere. Ma lei faccia fare il gruppo del sangue e legga quali sono gli alimenti che non sono adatti al gruppo del sangue di sua figlia. Vede che la dermatite si mette a posto. Ok, no, perché mi preoccupo, perché era iniziata semplicemente con questa macchiolina, come stavo dicendo. Poi lì è passata.
Poi ho iniziato con nei polsi, è andata via. Adesso però nel corso del tempo ho iniziato intorno agli occhi, intorno alla bocca e nelle pieghe dei gomiti. E allora sì, poverina. E allora signora qua bisogna intervenire. Facilmente proprio. I latticini possono essere dei responsabili, sì, anche il pomodoro, ma non è detto che il pomodoro uno lo mangia tutti i giorni. Ma certo. I latticini li mangia tutti i giorni, guardi, per queste patologie qua, queste dermatite atopiche, poi chiamano dermatite atopiche, che non sanno dove sta la causa e la chiamano dermatite atopica. Ecco, basterebbe che dicessero, siamo ignoranti, non sappiamo da dove viene, ecco, ed è uno sfogo della pelle perché questa ragazza mangia qualcosa che non tollera. Se già dicessero così, i genitori si metterebbero sulla pista da seguire, a indagare quali alimenti gli creano quel problema lì, e i genitori stessi arriverebbero a capirlo. Invece gli danno questo nome, la mantano con questo nome, dermatite atopica, sa, è questi termini così proprio, certo, ecco, spaventosi. E poi come soluzione il medico dà il cortisone. Appunto, si figuri lei. Comunque vostra figlia deve correre, signora, saltate la materia più importante e saltare la corda. Certo. I bambini devono essere persone libere, non animali in gabbia, perché se diventano animali in gabbia l'unica soddisfazione che hanno è il cibo, anche un'età dove non gliene frega niente. No, ma lei gli piace fare le varie attività, andare in bicicletta, fa danza, si muove anche abbastanza, però è una buona forchetta lei. Appunto. Certo. Allora, volevo chiedere al dottor Mozzi, io ho un bambino di 7 anni che soffre di dermatite atopica da quando è nato, almeno questo è quello che hanno diagnosticato i pediatri. Pronto? Sì, dica pure. E quindi, non so... Ma è molto estesa questa dermatite atopica? Praticamente prende tutto il corpo, escluso la testa, il collo e i piedi. Oh, santo cielo. E qual è il gruppo del sangue di suo figlio, signora? Gruppo A. E la colazione del mattino qual è? Allora, al mattino fa colazione con latte e miele, sì. E mangia dei biscotti, oppure a volte mangia del pane e Nutella. Premetto che è un bambino che mangia pochissimo, gli piace quasi nulla. Beh, che mangi poco è un bel lavoro. I bambini di solito dovrebbero giocare tanto e mangiare poco, correre e mangiare proprio quando sono sfiniti, che hanno una fame boia. E lui anche se fa molta attività, fa diversi sport, anche se diciamo spreca tantissima energia, mangia poco. Ma va bene, ma i bambini più si muovono e più producono energia. E lo sport che preferisce qual è? Lui fa nuoto e poi fa anche karate. E bicicletta? Anche d'estate sì, molta. Molte, infatti, di solito quelli di gruppo A sono appassionati i ciclisti. Sì. Senta, ma se prende già al mattino il latte, quella dermatite cosiddetta atopica, proprio io non sopporto questi termini, che sono termini ignoranti. Dermatite atopica non vuol dire niente, insomma. Sì, difatti. È proprio un termine per intortare la gente, insomma, e non li sopporto. Basterebbe dire che sì, c'è una dermatite che non capiamo bene la causa. Stop. Difatti. Ecco, ma se tutte le mattine quel bambino prende il latte avrà perennemente la dermatite atopica. Se poi sul piatto di pasta ci mette sopra una spruzzata di formaggi tipici, quelli belli stagionati italiani, non facciamo nulla. Sì, infatti lui mangia solo quello. Ecco, lui mangia solo quello e la dermatite atopica non gliela leva più nessuno. Ah, ecco. Basta. Quindi, invece che dargli il latte, ecco, magari provi a dare a lui il latte di soia al mattino. Sì. E invece che i biscotti che magari c'hanno dentro il glutine, che anche... Ma più che altro, guardi, le dermatite atopiche sono sostenuti da latte e derivati dal latte, soprattutto i formaggi grassi e stagionati. Certamente un bambino di quell'età lì va a scuola e andando a scuola c'è da stare all'occhio, perché se mangia a scuola di solito è un problema far capire ai pediatri che devono fare una prescrizione in cui dicono che quel bambino non dovrebbe mangiare certe cose.
perché poi dicono ma chi gliel'ha detto, ma non è vero qua, non è vero là, invece di dire bene, proviamo, facciamo un mese senza latte, yogurt e formaggi di nessun tipo, neanche di pecora, neanche di capra, e vede che la dermatite atopica non dico che guarisca al 100%, ma guarirà al 90%. Sì, ha prurito? Sì, tanto. Ecco, allora, guardi bene come abbiamo detto con la persona di prima, del padre che telefonava per la figlia con la psoriasi, guardi bene che il prurito si manifesterà essenzialmente dopo i pasti, perché facilmente al mattino appena alzato non ha prurito, ma dopo colazione facilmente arriva il prurito. Lui soprattutto di notte si gratta tanto. Sì, e stasera che cena ha fatto, signora? Questa sera ha mangiato della pasta con ricotta. Quindi pasta con la ricotta. E la ricotta che ricotta era? Una ricotta magra o una ricotta di quelle commerciali con dentro, che sono tendenzialmente... Di quelle commerciali vaccina. Che sono un po' grasse. Quando decide, prima, adesso il consiglio che le do, signora, è di togliere totalmente i latticini, tutti quanti. Sì. Non abbia timore perché vedrà che cresce bene... Ecco, sostituisca i latticini con le trote, merluzzo e salmone, vede che suo figlio avrà uno sviluppo notevole e che la psoriasi, sì, e che la dermatite atopica facilmente si mette a posto. Però ci sono tutta una serie, anche lì con la dermatite atopica, diversamente dalla psoriasi, il numero di sostanze incriminate è un po' più limitato, però... Anche lì, appena mangia qualcosa che non tollera, ad esempio è un gruppo A, quindi anche col pomodoro può avere dei problemi, deve starci all'occhio. Sì, lui il pomodoro non lo mangia, assolutamente. E la pasta, anche altre verdure. E la pasta la mangia bianca? La predilige bianca, sì. Bianca col tonno, col pesto. E a scuola gliela danno bianca? Qualche volta sì. Qualche volta sì e più delle volte è rossa. A volte lo fanno scegliere se prenderla bianca o rossa, a volte gliela obbligano rossa. E quando c'è in ballo la pizza, ad esempio la pizza è un alimento che per chi ha una dermatite atopica, anche come nel caso precedente alla psoriasi, è tremenda, è micidiale. Perché è l'unico elemento che lui preferisce proprio tantissimo. Sì, diciamoci sì. Gli faccia come si chiama suo figlio, signora? Manuel, gli faccia la pizza, guardi. Provi con una base di polenta, fa la polenta, poi una volta il giorno dopo che è bella asciutta, fa quella grana grossa, la bramata, la cosiddetta bergamasca, sì. La taglia bene a fette sottili, tappezza bene una teglia che unge leggermente di olio e sopra ci mette un po' di cipolla, di zucchino, le olive verdi, ci mette un po' di tonno e si mangia la pizza che ha come base il mais. Il problema è che lui di tutte queste verdure non mangia nulla. Signora, ma è figlio suo, quello lì c'entra lei, non c'entro mica io, signora. Guardi, noi mangiamo tutte in casa, lui queste cose non le mangia proprio. Signora, io sono stato tirato su in un'epoca che si diceva ai bambini, bimbi c'è questo da mangiare, la mamma ha preparato questo, si mangia questo, se no via a letto di corsa. Ho provato anch'io a fare così. E provi, insista signora. Signora, il suo gruppo qual è? Il mio? Sì. Il mio è zero. E quando è nata? Io? Nel 68. E quando? Il 29 gennaio. E lei, nata nel 29 gennaio, si fa dei problemi a strapazzare suo figlio, gruppo zero per giunta, a strapazzare suo figlio? No, il problema è che io lo strapazzo fin troppo. Perché fa dei capricci che non vuole mangiare questo o quest'altro? Ma per l'amor del cielo, se sa che gli fa bene, provi un po', domani sera signora, gli faccio un minestrone, sì. Senza il formaggio sopra, senza la pasta, solo le verdure, senza pomodoro e senza patate. Si prospettano tempi duri per Nano. Userà la zucca, gli fa un bel petto di pollo e domani sera suo figlio va a letto e per tutta la notte non ha nessun prurito, niente. Penso proprio di sì. Quindi, tenga anche un bel diario. Non c'è bisogno di aspettare delle settimane per vedere dei risultati, lo vede anche ma lo vede anche domani mattina. Se domani mattina ce li ha dei kiwi in casa? No. Niente. Sì, ma non è un problema trovarli. Sì, se no gli poteva dare dei kiwi. Ha delle mele in casa? Mele sì, mele pere sì. Brava, gli faccio una mela cotta adesso, che così domani mattina è già pronta.
Se gli ha qualche noce, nocciolo, mandorla, arachide, brava. Allora, la mela cotta, qualche noce, nocciolo, mandorla, se vuole dargli un poco di tè verde, e Manuel va a scuola e domani mattina la dermatite atopica lo lascia in pace. Ho un bambino di 8 mesi e sono in fase di svezzamento. Lo allatto tuttora io. Niente, volevo chiedere qualche consiglio perché praticamente il mio bambino da quando aveva un mese e mezzo circa soffre di una dermatite atopica sulla pelle. E quindi mi sono sempre chiesta se è qualcosa che mangio io che può dargli questi problemi. È facile, signora. Lei si chiama, signora? Elisabetta. Elisabetta. E abita dove di preciso? A Montichiari, in provincia di Brescia. A Montichiari. Sì. Senta, e il suo gruppo del sangue qual è? Io sono A negativo. E suo figlio? Zero positivo. Zero positivo. Sì. Quindi non è un qualcosa che si è sviluppato praticamente con lo svezzamento, ma già esisteva nel momento in cui la allattava solamente lei, insomma. Sì, esatto. E lei che colazione fa, signora? Allora, io la mattina faccio una spremuta di pompelmo e limone. Sì. E poi mangio dei biscotti o di grano saraceno o di farro perché io sono intollerante al frumento. Sì. E quindi non mangio frumento. Però, ecco, mangio comunque. Beh, ma se è intollerante al frumento non è che se la cava tanto bene, ecco, il farro. Col farro, si no. Faccia, si faccia i brutti e buoni, signora. Ah, piuttosto. Ha visto nella pubblicità, che c'è la pubblicità di... Sì, 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 no, ma li conosco. Ecco, sul libro mangio lì. Mangio anche quelli, ecco. Ecco, lei si fa lei i brutti e buoni, albume, zucchero e mandorle, guardi, e bene o male se la cavano tutti. Anche perché se c'è qualcuno che per caso è intollerante all'albume, ma in genere è intollerante all'albume crudo, perché una volta che l'albume è cotto è ben difficile che ci sia l'intolleranza. Ah, ho capito. Quindi, e poi, e invece lei con i latticini, latte, yogurt e formaggi? Sto cercando di eliminarli. Ecco, cosa vuol dire questo sto cercando di eliminarli? No, nel allora, senso che finora yogurt così non ne mangio. Sì. Non ne ho mai mangiati particolarmente. Mangiavo un po' di formaggi, però tipo mozzarella o ricotta. Ma pressoché quotidianamente? No, un paio di volte a settimana. E questa dermatite dov'è che si sviluppava? Allora, lui ce l'ha sulle gambe e sulle braccia e un po' anche sul viso. Ha come proprio la pelle... Ma è sempre attiva, signora, questa dermatite? No, va... O va e viene, a volte... Va e viene, sì. Perché allora bisogna vedere bene. Un conto è se c'è perenne la dermatite sempre, un conto è se ci sono dei momenti in cui c'è e in cui non c'è, perché potrebbe essere che anche magari mettiamo che lei decida di mangiare per 2 o 3 giorni di fila dei formaggi, ecco, e si può scatenare questa dermatite improvvisa che poi magari lei rimuove dalla sua alimentazione, non usa più i formaggi e sparisce. Però attenzione, perché ad esempio anche l'olio extravergine d'oliva sa può causare delle dermatiti, soprattutto in una persona di gruppo B, ma anche in una persona di gruppo 0. Quindi c'è da andarci cauti. Quando ci sono... faccio la pappina, diciamo. Sì. Adesso lei che pappa le fa, signora? Allora, io gli faccio il brodo vegetale con le verdure, non uso patate, e uso carote, zucchine, zucca, spinaci, lenticchie. E poi uso o la crema di riso o di mais e tapioca. Perché vede, già questo qua, già tra queste cose che lei mi ha detto, le lenticchie per uno di gruppo 0 è meglio lasciarlo perdere. Non vanno bene. Non ho capito. La tapioca e il mais, guardi, decisamente meglio se lei sta sul riso o sul miglio, o tutt'al più anche sul grano saraceno. Ah, ho capito. Però non so se sono quelle responsabili per avere di una dermatite. E lei ci mette sopra nelle sue pappe, ci mette l'olio? Sì, un goccino. L'extravergine d'oliva? Sì. Ci mette qualche tipo di formaggio grattugiato? Di capra. Ma potrebbe essere, signora, sa?
potrebbe essere che anche il formaggio di capra, che non è così innocuo, soprattutto per uno di gruppo zero. Perché ho cercato di evitare il parmigiano. Sì, ma potrebbe essere, signora, che anche il formaggio di capra gli crea dei problemi. Senta, ma questo cucchiaino di formaggio, sì, che a cui noi siamo molto legate, noi mamme nonne. Ti consigliano tutti di mettere nella pastina. Ah, guardi, sì, signora, ma un bambino di gruppo zero io le consiglio di prendere del pollo, del tacchino, lo trita, lo cuoce bene a vapore o sulla griglia, lo trita bene, bene bene, e una volta tritato con la mezzaluna che diventa fine, e se poi una volta che l'ha tritato lo frulla, che diventa insieme al riso, che diventa una crema, li fa 10.000 volte meglio, signora, che non con uno dei vanti nazionali. Quindi pollo tacchino col riso. Sì, signora, li fa una crema di riso o di miglio o di grano saraceno con stemperato dentro un po' di carne di pollo di tacchino. Ma il grano saraceno per lui che ha 8 mesi va bene, nel senso? Lo prova, signora. Ma non dovrebbe creargli dei grossi problemi. Magari nei periodi estivi il grano saraceno, come per tutti, è meglio lasciarlo perdere. Però secondo me se la cava bene. Meglio il riso. E passi eventualmente ai cannellini o ai fagiali dell'occhio, ai ceci, invece che usare le lenticchie. Posso approfittare per fare una domanda? Lei quando dice crema, si riferisce all'utilizzo di farine o il cereale intero? No, guardate, il modo migliore per fare una crema di riso è questa qua. Prendete il riso, magari i primi periodi dello svezzamento è meglio utilizzare il riso bianco, poi man mano ci si mette il semi integrale, poi anche l'integrale, ecco, in modo che man mano che cresce il bambino, ecco, il suo apparato digerente tollera abbastanza bene anche le fibre. Si prende questo riso in una padella, lo si tosta leggermente. Tostare leggermente vuol dire che questo riso da bianco diventa come dorato, che non deve diventare marroncino, ma si vede che cambia colore, non è più quel bianco latte, ma diventa proprio come un colore avorio, appena appena, ecco, screziato di giallino. Lo si fa raffreddare, quando è freddo lo si mette in un frullatore e diventa poi... Vedete voi, i primi tempi magari la farina che sia abbastanza fine, man mano che cresce, che spuntano i dentini e magari che il bambino ha piacere ad avere in bocca qualcosa di un po' più corposo, eccolo, si lascia un po' più grossolano, e questa è la cosiddetta farina di riso, la farina precotta che tutti vanno a comperarsi nei negozi, nelle farmacie, nelle erboristerie, nei supermercati, ma che ognuno si può fare. E se ve la fate voi, ve la fate che dura una settimana. Lavorate un quarto d'ora alla settimana e vi fate la vostra scorta settimanale di farina di riso. Se poi c'è qualcuno che ha un macinino anche a mano, ma può andare bene forse anche i vecchi macinini del caffè, che magari le prime volte lo buttate via, se no sa di caffè, ma poi diventa praticamente che perde il gusto e il sapore del caffè, e questa è la farina di riso precotta, quella che poi bastano neanche 5 minuti, la buttate nel vostro brodo vegetale ed è subito pronta. Posso chiederle un'altra cosa? Mi dice, va bene, ne approfitti. Esatto. È l'ultima chiamata questa. Sì. Allora, usando il riso tutti i giorni, diciamo, dopo... ho paura che no, abbia no, problemi. Ma infatti, signora, le ho ben detto, può provare a usare anche il miglio, può provare a usare anche il grano saraceno, quando poi sarà la stagione della zucca usi pure la zucca, poi ci potrebbero essere anche le patate dolci americane, per uno di gruppo zero si possono usare, poi man mano che cresce li può fare anche una crema coi ceci, e altro che, cuoci i ceci, poi li frulla. Anche perché le pappe al giorno sono almeno due, no? Cioè il pranzo, sì, e la sera. Anche la cena, appunto, da poi 15 giorni. Ricordatevi, ne abbiamo parlato già nella puntata scorsa, fino a che non hanno due anni e mezzo da non usare la quinoa, ecco, siete a posto. E il pesce anche? Ah, signora, a uno inserisce i vari alimenti. E vede come poi risponde l'intestino di suo figlio, come risponde la dermatite, come risponde il suo sistema immunitario.
E la frutta, e dottor Mozzi, che si dice che sia la prima cosa da introdurre, mela o di pera grattugiata? La prima cosa da introdurre è il latte materno, e che le mamme si alimentino in modo corretto. No, la prima cosa da introdurre dopo il latte materno. Ah, a un bambino di gruppo zero io gli cuocerei una coscia di pollo e gli metterei in mano l'ossicino, e secondo me non lo molla più e se lo a mangia quando ha fame e sta calmo e tranquillo e cerca di rosicchiare tutti i filamenti, tutti i legamenti, tutto sì, quanto. Ma siamo concreti, se ancora non ha i dentini verso... Ah, ma se lo succhia. No, no, ma questo quando è all'età dello svezzamento, certo, ossia dagli attorno agli 8 mesi. E agli 8 mesi i dentini sono cominciati a spuntare. Essere. Poi ci sono quelli che mettono i denti addirittura un anno. Che ma li mi mette risponde, è proprio così contrario alla frutta, quindi? Ma la frutta dipende, le persone, ai bambini di gruppo zero c'è da stare all'occhio con la frutta. Magari un po' avanti nei mesi ci può stare, però quando sono piccolini la frutta non lo so, magari la frutta cotta, ma la frutta cruda, ecco. Mi scusi, no, ma sicuramente a un bambino di gruppo A magari la frutta, o di gruppo B o di gruppo AB, la frutta sicuramente la tollerano meglio. Perfetto. Signora, l'ultimissima cosa che poi chiudiamo anche noi trasmissione, dica. Sì, no, appunto che devo evitare di dargli la frutta a merenda, perché lui mi mangia molto volentieri a merenda la mela o la pera. No, no, ma comunque se li mangia, signora, sì, e che vede che non ci sono dei problemi, e si vede che poi non gli si gonfia la pancia, che non ha meteorismo, ecco, e allora va bene. Però se poi vede che gli si gonfia un po' la pancia... Ma se no, signora, li può fare allora anche una crema di mela cotta, sì, con un po' di mandorle leggermente tostate e frullate finissime, e lei li fa, guardi, una crema strepitosa e strabiliante, che va bene per tutte, praticamente è una crema che va bene per tutti i gruppi del sangue. Poi vedrà se va più d'accordo con la mandorla sbucciata, pelata, che per pelarla, ricordatevi, si buttano sempre mezzo minuto, massimo un minuto nell'acqua bollente, si scolano, basta il movimento di due dita, si pelano, una volta che poi si sono fatte essiccare bene, si tritano grossolanamente e per un bambino si mettono in un frullatore che diventano praticamente come polvere. Mela cotta con un po' di mandorle, signora, è una crema strepitosa, molto ma molto più nutriente di un solo frutto. Ho capito, va bene. Ma volendo poi ci possono essere anche le carote da provare. Bene. Signora, ma ce n'è, c'è sì, da sbizzarrire. Le carote poi sono dolci, quindi un sapore gradevole per i bambini, certo. Beh, a un bambino di gruppo B... Se gli viene fatta una crema con le carote e le mandorle, secondo me ci va a nozze. Va bene, la ringrazio allora. Grazie a lei. Invece Elisabetta, questa bimba 27 kg a 9 anni ed è alta 1,38 m, per cui ti chiedono una soluzione, un aiuto per aiutarla a guarire da questa dermatite atopica. E dove abiti? Dove abiti? Milano Piero. A Milano. Accidenti, ma questi di Milano, di Pavia. Io vado sempre lì una volta al mese e hanno tutte le possibilità del mondo, anche perché una dermatite la si può anche vedere, perché la cosa migliore è vedere, anche perché sarebbe opportuno sapere un po' quali sono le abitudini alimentari, perché non ho la sfera di cristallo che vede Elisabetta che cosa mangia o non mangia. Per certamente in uno di gruppo zero, quando si tratta di dermatite atopica, il latte e i derivati sono tra i maggiori inquisiti. L'altro possono essere i dolci cremosi, ossia dove c'è il latte ancora presente, cioccolato al latte, ecco, e creme, budini e via dicendo. L'altra cosa potrebbe essere il gluten, anche perché se è una cosa che è presente frequentemente, pressoché sempre presente, è un qualcosa che la ragazzina mangia pressoché tutti i giorni. Anche l'olio d'oliva extravergine, guardate. Ma secondo me, se si legge il libro La dieta del dottor Mozzi, non è per farmi pubblicità, anche perché sono già 5 anni e mezzo che è in circolazione, secondo me prova a togliere quello che è indicato come alimento decisamente negativo
secondo me la dermatite atopica si mette a posto. Le dermatiti sono caratterizzate dal prurito, basta. Se fanno caso, prima di mangiare in genere non c'è il prurito, dopo mangiato può scattare il prurito. Basta. E se vanno a vedere che cosa hanno mangiato, lo capisco. Volevo, è un problema, il problema è di mio marito. Il mio marito soffre di una dermatite eczematosa delle gambe. Un eczema nummulare gli è stato diagnosticato, ha un gruppo sanguigno ARH positivo e volevo sapere che tipo di alimentazione dovrebbe seguire. Guardi signora, più che tipo di alimentazione bisognerebbe sapere che cosa sta mangiando lui adesso, perché se ha quella dermatite sicuramente ci sono degli alimenti che non tollera, che sono la causa di questa dermatite, e tra gli alimenti principali sicuramente ci sono i formaggi. Ah sì. È un buon mangiatore di formaggi? Sì, è una delle poche cose che gli piacciono. E soprattutto dei formaggi quelli belli stagionati. Sì, il taleggio, il gorgonzola. Ecco, guardi, la causa principale è lì, signora. Lei dice. Sì, perché... guardi, se è appassionato di formaggi, il formaggio di soia, se gli piace, lo usi. Non credo. Se no, quello di capra, se no, quello di capra gli può andare bene. O altrimenti dei formaggi di mucca, ma che siano magri e freschi, senta, ricotta qui, e mozzarella, insomma. Qui non tutti sono... Come in questo caso, è l'organismo che lancia i segnali, che dice, che detta la legge. Perché se uno a digiuno si mangia un pezzetto di parmigiano e poi vede, perché dove c'è la dermatite, prima di avere la desquamazione, tutto quanto, l'arrossamento, prima di tutto c'è il prurito. Ma ecco, il prurito direi che non è molto presente, più che altro si formano delle vescichette. Sì, ma prima poi... avrà, prima, ogni tanto avrà il prurito. Un pochino, ma poca roba. Appunto, poca roba, ma quando, perché normalmente non c'è il prurito, signora, e il prurito, o più forte o più debole, bene o male, quando c'è una forma di allergia, chiamiamola allergia, sì, o di intolleranza... tra l'altro è anche allergico alle graminacee. Ma in determinate parti del corpo, può essere sulla testa, la nuca, dentro l'orecchio, può essere... Ha iniziato con le gambe, sulle si gambe, espandendo un po' dappertutto. Nel cavo del poplite, dietro il ginocchio, alle ascelle, al petto. Sì. Quando uno mangia qualcosa che non va bene, il prurito, o poco, tanto... c'è sempre, soprattutto se c'è una dermatite. Se si manifesta una dermatite, prima c'è un po' di prurito. Quindi è meglio che lui faccia un test la mattina a digiuno. Ma lui lo vede. Con ma, i suoi alimenti anche, preferiti. Ma anche se quando arriva a casa a mezzogiorno si mangia un pezzetto di parmigiano, mangia solo quello e poi vede subito i risultati. Se le gambe peggiorano vuol dire che è proprio quello il responsabile. Poi le altre possibilità potrebbero essere i salumi. Anche. Carni rosse, le possibilità possono essere... E per capire qual è l'alimento non adatto, come si fa? Bisognerebbe fare dei controlli, degli esami. No, ma lo fa lui, signora. Eliminando... Se noi impariamo, dobbiamo imparare ad essere molto attenti su quelli che sono i segnali che il nostro organismo ci lancia. Il nostro organismo, la natura, non è che ci ha fatto così, come proprio come se fosse una madre cattivissima che dite adesso ve ne combina di cotte di crude, vi faccio stare male, non vi faccio avere i segnali. La natura ci fa avere tutti i segnali di questo mondo. Prima di avere una patologia ci sono tutti i fenomeni. È che noi non diamo retta ai segnali del nostro organismo. Non è facile alle volte capirvi questi segnali. Ma sì signora, se una persona semplifica la sua alimentazione bisogna imparare a non mangiare 10 cose in un pasto. Non è possibile. Ne mangi 2 o 3 cose per pasto. Farà 15 giorni se vuole saltarci fuori, se no con una dermatite, signora, le potranno dare tutte le pomate di questo mondo sì. E i problemi non passano, infatti. Sì, passeranno lì per lì, ma se lei vuole soffocare lo sfogo di una dermatite, crea dei problemi agli organi interni, perché la dermatite è proprio una difesa dell'organismo che elimina, cerca di eliminare all'esterno sì, è la pelle i rifiuti. Che porta fuori. Che la pelle, signora, è un organo praticamente come se fosse i reni o l'intestino, che elimina delle tossine. È un motore, però. Per cui proviamo, cominciamo ad eliminare i latticini e vediamo il risultato. Poi magari eliminiamo sì, qualcos'altro. Sì, signora, come latte, se vuole, può provare a usare il latte di soia, se gli piace. Non credo, però vabbè, proviamo, possiamo provare. No, tu devi pensare. Io sono 00 positivo. E non so che cosa mi va bene, che cosa non mi va bene, io lo ascolto attentamente, ho una dermatite seborroica sul viso che non guarisce mai, tranne d'estate, quando c'è il sole. Cosa dovrei fare?
vede che potere curativo ha questa natura, il sole. Il sole e il mare, che guariscono cose sì, strabilianti. È vero. Tranne se uno va al mare e continua a mangiarsi pasta asciutta o lasagna al forno, perché poi il rischio è che poi non guarisce neanche con gli effetti benefici. Sì, signora, lì bisognerebbe sapere un po' le sue abitudini alimentari, però dietro quella dermatite stia sicura che c'è il cibo. Conoscendo un po' la sua storia, stia attenta ai latticini che può essere lì, non so se lei li mangia. No, oppure pochi. O se mangia dolci cremosi. Prima, perché ho smesso di fumare, per cui mi hanno aiutato moltissimo. Quindi può essere che i dolci cremosi le possano far avere quegli sfoghi, però dubiti. Lei lo vede, perché dove ci sono le dermatiti, signora? Vanno di pari passo i pruriti. Questo non è un prurito, no, è una cosa che esce fuori vicino agli occhi e mette le creme che mi hanno detto. No, ma lasci stare le creme, non servono a niente le creme. Guardi, quando lei si arrossa, perché lei si arrosserà, magari lei si sveglia al mattino, non c'è il rossore. Secco più che altro, secco, allora cosa metto? E poi invece comincia a fare colazione, può essere che comincia il rossore. Quindi deve stare attenta, attentissima, stia attenta ai salumi, stia attenta anche al frumento, sono tutte le cose, dovete stare attenti, attentissimi alle variazioni. E come zero positivo io che cosa... Signora, ce n'è un'infinità di cose che lei può... Accontenti, ad esempio... Ma le l'ho detto, la causa di questa sua dermatite sicuramente... I latticini possono essere o latte, yogurt o formaggi, o gelati, o dolci dove c'è dentro il latte, i cioccolati al latte, ci può essere, non so, ad esempio, determinati salumi, salumi di maiale sicuramente, difficilmente i salumi di manzo, derivati dal manzo, come carne salata oppure dal cavallo. E poi stare attenti ai fritti e ai soffritti, ma anche delle stilettate ad Antonello, ma anche l'extravergine d'oliva a qualcuno. Se vi devo segnalare, io ho capito su di me che l'extravergine d'oliva a qualcuno, poi ho trovato un'infinità di altre persone a cui l'extravergine d'oliva può determinare determinate dermatiti. Se io mangio 3 giorni di fila l'extravergine d'oliva, ho questa parte del palmo di entrambe le mani che mi si fessura. Comunque il consiglio è di tenere un diario alimentare, perché poi uno magari non si ricorda. Controllare tutto ciò che succede da un fischio all'orecchio, da anche dagli sbattiti aumentati delle palpebre o delle vibrazioni delle palpebre, dai tremori delle mani, dall'arrossamento del viso, che l'arrossamento del viso poi è uno dei segnali proprio più eclatanti dell'intolleranza al frumento, quei colpi di folgore in viso, due ali di farfalla rossissime, che possono arrivare all'estremo proprio immunitario con un lupus eritematoso, essere la spia appunto di un lupus sistemico. Tutto lì, dovete capire che ciò che vi succede non è l'ansia, signora, non è lo stress. Alla luce di quello che le ha detto il dottor Mozzi, lei si abitui a tenere proprio davvero un diario alimentare e poi periodicamente si va a riesaminare e lo collega alle cose e magari riesce a scoprire. Imparate a fare pasti semplici, perché se voi mangiate 3 cose lo capite più o meno quale delle 3 vi ha dato dei problemi. Ma se mangiate 10 cose nello stesso pasto è difficile poi, come se qua dentro ci fosse un omicidio, dovremmo indagare su un po' di persone in più. Se fossimo solo in 3, uno viene fatto fuori e restano 2. Proviamo a rispondere allora a Natalia di Cremona, che ha 48 anni, gruppo A, e sta seguendo la sua dieta da 4 anni. La sua dermatite seborroica del cuoio capelluto è migliorata, ma non vuole andarsene del tutto. Allora, da quali alimenti deve guardarsi? Allora, dei mostri cattivi. Vediamo di togliere del tutto anche i vari tipi di latte, formaggi ricavati dalla capra e dalla pecora, quindi togliamo tutto quanto. E l'altra cosa, anche lì bisognerebbe sempre sapere che cosa stanno usando, un eccesso di semi oleosi potrebbe però portare ad avere un po' di problemi. E poi non è detto che tutti i semi oleosi a volte siano sempre ben tollerati, tipo quelle persone del gruppo A, ad esempio, in genere con le arachidi ci vanno ben d'accordo, però ogni tanto ce n'è qualcuno che di gruppo A che se mangia le arachidi può avere qualche problema cutaneo, quindi bisognerebbe guardare. Quindi come consiglio che le posso dare, signora, è quello di sospendere totalmente il latte
latte e i derivati del latte di capra e pecora, oltre che tutti quelli di mucca, anche quelli freschi, ricotti e via dicendo, e stare molto molto attenta ai semi oleosi in eccesso, e magari che ce n'è qualcuna, ad esempio anche le nocciole, a volte mi capita di trovare persone del gruppo A che con le nocciole hanno un po' di problemi. In terza battuta potrebbe esserci qualche insofferenza verso l'olio d'oliva extravergine, però non... Olio di vinacciolo. Sì. Consigliamo? Sì, anche un olio di girasole o magari anche l'olio d'oliva normale. Si tratta di provare, di vedere, tanto la dermatite basta poco e viene fuori, insomma. Quindi. E niente, l'unica cosa è che soffro di dermatite seborroica, ma questo già da tantissimi anni, in causa anche perdita di capelli. Quindi oltre a quelli per la e la bimba si chiama? Leonardo. Leonardo, il bimbo. E che gruppo ha del sangue? Zero. E lui non ha niente? Non ha nessuna dermatite? No, niente, neanche questa latte, niente. Che di solito, quando le mamme che sono in allattamento mangiano qualcosa che non va bene, il problema se lo trova il bimbo. Quindi ha già tolto il latte, lo yogurt, i formaggi e l'olio d'oliva extravergine, chi lo usa? E allora proviamo... Proviamo a toglierlo? Passiamo all'olio d'oliva normale, o l'olio di semi di girasole, o l'olio di semi di uva, di vinacciola. Ho visto, sono come San Tommaso, che non ci credo se non ci metto il dito e il naso. Ho visto dermatiti causate, soprattutto nelle persone di gruppo 0, anche nelle persone di gruppo B, causate dall'olio d'oliva extravergine. E arrivano anche i pruriti? Ma allora i pruriti sono le spie. Sono le spie che segnalano. I pruriti, siccome i tempi di reazione delle persone di gruppo 0 non sono reazioni in tempi biblici, sono reazioni in tempi rapidi. Tipo, una persona di gruppo 0 mangia una cosa che non tollera e che quindi tra le varie storie che può causare, ci sono appunto i pruriti lo segnalano. Se poi uno vuole essere proprio così, proprio attento e preciso, assume tre al massimo, alimenti per pasto. 1, 2, 3. Perché poi il killer su 3 persone lo si trova. Se invece siamo in mezzo a una platea così numerosa, è difficile trovare il killer. Però è facile, se ha già tolto quello, se non mangia arachidi, stia attenti ai troppi semi oleosi, perché anche i semi oleosi, soprattutto se usati in eccesso, possono causare quel problema. Sì, magari mangio della frutta, che anche quella viene togliere. Sì, ma la frutta, a meno che non siano per un gruppo 0, arance, mandarine, mandarance, a meno che uno non abbia problemi metabolici, problemi articolari, problemi ginocchia, anche caviglie, perché il fruttosio è tosto, ma è difficile che sia... Quasi anche il mais, secondo me, perché ogni tanto lo mangio e quello mi dà un po' di problemi. E che cosa mangia di buono di mais? Le polente? Non mi piace, no, la pasta di mais, magari quella senza glutine. Ma senza glutine per il gruppo 0 è meglio farla con il riso. Col grano saraceno, che c'è anche la pasta di grano saraceno, la quinoa è meglio aspettare, perché fino che allatta e contenendo delle saponine, la quinoa è meglio lasciarla aperdere. Quindi se facciamo male la cute, c'è qualcosa che potrei usare, una lozione? Oh sì, un buon oleolitto di camomilla romana. Però come al solito, le dermatiti, i pruriti, se si rimuove la causa, spariscono da soli. Sono tra le cose più semplici da risolvere, almeno che io ho visto. Me le sono trovate anch'io, sa, tante cose. Ho cominciato a dubitare di determinati alimenti perché me li sono trovati io. Me li sono trovati proprio io. La dermatite da olio d'oliva extravergine me la sono trovata perché mi si tagliavano i palmi delle mani all'altezza del pollice.
E uno cosa fa? Uno fa la prova, bene, dubitiamo dell'olio d'oliva extravergine, togliamo l'olio d'oliva extravergine e la dermatite sparisce. E poi cosa si fa? Si fa la controprova, perché così con la controprova si è sicuri. Reintrodotto l'olio d'oliva extravergine, ritornava la dermatite, basta, credo che due volte basta avanti. E poi l'ho visto su tante persone, soprattutto le persone di gruppo zero hanno una grossa sensibilità verso l'olio d'oliva extravergine, che c'è da considerare che è un prodotto molto molto concentrato. Poi non si può parlare tanto male in Italia dell'olio d'oliva extravergine, sennò magari veniamo un po' impallinati, visto che è uno delle eccellenze nostre italiche come produttori, ecco, di olio d'oliva extravergine. Io volevo porre una domanda al dottore. Dunque, in alcuni periodi dell'anno soffro di un prurito enorme, senza eruzione, senza niente, dietro la scapola sinistra. Che periodi sono dell'anno, signora? Periodo dell'anno, anche l'autunno. Adesso facendo... Ma periodi dell'anno vari oppure ben delimitati da stagioni? No, vari. E sono del gruppo A1 positivo. Adesso in questo momento non ce l'ho, perché perfetto, eliminando un po' di cose ho notato che in fichi e l'uva. Non so se possono così, però in questo momento non ne soffro. E mentre nel periodo ho mangiato uva e fichi e mi hanno dato proprio da scatenarlo, e poi sempre dietro la scapola sinistra, ma non c'è nessuna eruzione. Ma succede, ma infatti quello che abbiamo detto in precedenza, i pruriti e le dermatiti sono un grande aiuto del nostro sistema immunitario, ci fa capire rapidamente, perché poi i pruriti sono ancora più rapidi e veloci, ci fanno capire quando noi introduciamo delle tossine. Lì bisognerebbe vedere i fichi e l'uva, se lei mangiava solo fichi o solo uva, se lei li mangiava insieme a dei cereali, per capire se una sostanza è responsabile di un determinato fenomeno come il prurito. Signora, il momento migliore è il mattino a digiuno. Lei al mattino a digiuno si mangi un poco di uva, non mangi nient'altro per un'oretta e mezzo, due, e lei vedrà subito. Se entro due ore le arriva il prurito, lei vuol dire che con l'uva ha un pessimo rapporto. Idem con i fichi. Io ho dei seri dubbi che siano quelle sostanze. Potrebbe essere che se lei le mangiava insieme ad altri alimenti, potevano creare un eccesso glicemico, perché se lei mangia l'uva, frutto zuccherino, i fichi, frutto zuccherino, insieme a dei carboidrati, può comportare anche un picco glicemico, il che può determinare anche, non è detto sempre, ma anche del prurito. Quindi lì dovete stare attenti, ma il prurito è il vostro grandissimo aiutante immunitario. Ecco, ma le volevo chiedere, dottore, come mai sempre dietro la scapola sinistra? Ah, per forza, signora. Come mai lei ha il campanello d'allarme in un determinato punto della sua casa? Semplice, perché quello lì, signora, è un suo punto d'allarme del suo sistema immunitario. Ogni essere umano ha determinati punti ben precisi di sfogo del sistema immunitario. Infatti ci sono persone che hanno dermatiti in punti ben precisi, che hanno sfoghi, eruzioni cutanee, eritemi, arrossamenti in punti ben precisi. E questo sono il compito dei famosi ricercatori, che ricerchino dove c'è da cercare.